Questo è il terzo anno che ricordiamo la giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada. In comando abbiamo organizzato una simulazione di incidente stradale. È importante fare momenti che siano tangibili, visibili e che attirino l'attenzione dei nostri cittadini a ragionare sul pericolo dell'utilizzo delle macchine, dei motorini, di questi mezzi, perché ricordiamoci che comunque sono delle armi bianche. La distrazione, l'uso del cellulare, qualsiasi cosa che può distrarci dalla guida può essere un'occasione di incidente e causare delle vittime. Quindi l'impegno dell'amministrazione, l'impegno del comando di polizia locale, che ringrazio per essere sempre in prima fila, è proprio quello di cogliere ogni momento per ricordare. Ringrazio il comando, ringrazio gli ufficiali imperatori che ci racconterà e illustrerà la dinamica dell'incidente e quindi cosa fare per evitare queste cose. Grazie e attenti alla guida. Abbiamo ricostruito un classico sinistro che capita spesso. Abbiamo un veicolo, nello specifico quello azzurro, che salta uno stop non dando la precedenza al veicolo blu che abbiamo qui di fronte sulla nostra sinistra. Come vediamo, il veicolo blu, che chiamiamo convenzionalmente veicolo B, va a urtare con la parte anteriore destra, lo spigolo anteriore sinistra del veicolo che ha saltato lo stop, che chiamiamo convenzionalmente veicolo A. In conseguenza di quest'urto, il moto del veicolo B viene interrotto. Il veicolo C, che in questo caso è il ciclomotore che vedete riverso a terra sul lato destro, segue il veicolo B con la medesima provenienza e direzione. A seguito del repentino rallentamento del veicolo B si sposta a sinistra per evitare l'urto, non riuscendovi, andando ad urtare con la parte anteriore lo spigolo posteriore sinistro del veicolo B. In conseguenza di questo urto e di questa forte decelerazione, il conducente del ciclomotore viene sbalzato in avanti e, come vedete, con la testa va a sfondare il lunotto posteriore. Visto che il conducente del veicolo C, ciclomotore, non indossava il casco obbligatorio, come vediamo a sinistra, cade a terra privo di vita. Quelli che vedete sono i tre punti che vengono utilizzati quando, ahimè, dobbiamo rilevare un sinistro con un esito mortale. Pertanto, come vedete, un sinistro che poteva avere delle piccole danni a sole cose tra i veicoli A e B, per un insieme di fattori, ha portato a un evento ben diverso, con una lesione molto importante, se non addirittura il decesso di un conducente C, in questo caso il ciclomotore. Attenzione, distanza, precedenza, niente telefono, indossare il casco, Quando cintura. siamo a guida della nostra macchina, 100% sul pezzo nella guida.